Il ministro della giustizia Andrea Orlando all'Aquila non si sbilancia sulle prossime politiche. Dopo il suo grande successo all'Aquila con la mozione Orlando in contrapposizione a quella renziana, la presenza in città, presentazione di un libro a parte, sa tanto di appoggio a qualche candidatura. Sulle prossime politiche ancora non ci sono evidentemente le idee chiare. Certo è che dopo le politiche, a seconda del risultato, la leadership del PD potrebbe essere seriamente messa in discussione. Le alleanze rispetto alle politiche, a suo giudizio Renzi avrebbe potuto far di più per allargare la coalizione? Non lo so, adesso lavoriamo fino in fondo per vedere di portare a casa un quadro più favorevole possibile. Poi faremo una valutazione quando sarà convocata la direzione per fare questo tipo di analisi. Il nuovo cartello del presidente del Senato Pietro Grasso, che ha lasciato il PD raccogliendo molti consensi. Il ministro la pensa così. Cosa pensa della scelta di Pietro Grasso? Una scelta legittima, prestigiosa. Il rimpianto è che questa personalità si è messa a disposizione di un pezzo del centrosinistra e non di tutto il centrosinistra. Sarebbe stato sicuramente una delle figure sulla quale puntare per un centrosinistra nel suo insieme competitivo e non invece un centrosinistra che diviso rischia di più. Ecco, lei ha detto lavorerete per le politiche, una volta fatte potrà essere messa in discussione a seconda del risultato la leadership nel PD? Adesso facciamo le elezioni, poi credo che questo sia l'impegno e l'ossessione che dobbiamo avere quotidianamente. E sui tribunali minori, per i quali ha incontrato nei giorni scorsi anche il presidente del Consiglio regionale di Pangrazio, Orlando dice si sta lavorando. Abbiamo insieme valutato l'opportunità che si prosegua il lavoro della commissione consigliare che si occupa di questo. Il presidente di Pangrazio ha indicato un percorso, io ho detto che daremo la massima attenzione a questo percorso.